Buonasera, siamo in compagnia di Sapienza Giorgio, difensore della squadra Ciprovamo, che questa sera pareggia 4-4 contro la squadra di Solo Sole. Ciao. Salve. Allora, venite da una bellissima prestazione disputata lunedì contro la corazzata Betaland, che purtroppo sappiamo il risultato finale, avete perso, direi anche immeritatamente. Questa sera, secondo me, un pochettino avete sentito la stanchezza della partita di lunedì, eravate un pochettino sulle gambe, dimostrazione del primo tempo è finita sullo 0-0 con partita molto combattuta a centrocampo. Nel secondo tempo, invece, al solito siete esplosi all'improvviso, avete fatto una bellissima gara, anche se avete subito il gol, siete arrivati immediatamente al pareggio. Raccontaci questo secondo tempo di Aciproamo. Allora, come abbiamo detto, il primo tempo eravamo sotto gamba perché appunto giocando lunedì la stanchezza si è fatta sentire. Anche eravamo quelli precisi che abbiamo giocato lunedì, tranne un nuovo innesto che era Opedisan. Poi per il resto eravamo tutti gli stessi. Giustamente il primo tempo la stanchezza si è sentita, poi andando avanti, bene o male, le gambe si sono sciolte. La sfortuna, se vogliamo dire così, della nostra squadra è passare in vantaggio e poi farci rimontare ogni partita. Noi abbiamo notato in effetti che a Ciproamo ha delle pecche come se vada in un blackout, ha 5-10 minuti di blackout, anche se anche questa sera che era sopra i due gol si è fatta rimontare. Qual è secondo te il problema? È un problema di difesa, di centrocampo, di testa? Qual è il problema? Il problema, come detto tu, è la testa, perché noi secondo me ci culliamo troppo sul fatto che siamo in vantaggio e poi ci facciamo infilare con gol stupidi. Cioè abbiamo preso il primo gol, mi pare che è stato di punizione, se non sbaglio. Un errore del portiere, però non c'è niente da rimproverare alla fine al portiere, perché le punizioni le prendiamo noi. Il portiere ha fatto grandissimi interventi, però non è un muro davanti alla porta. C'è anche da dire che questa sera ha giocato con una bella squadra Solo Sole del capocannoniere Ciccio De Luca, che anche lui questa sera è andato in marcatura per due volte. Nonostante tutto avete disputato secondo me un'ottima partita, anche dal fatto, come detto precedentemente, che avevate 2 giorni fa avevate giocato, quindi nel complesso, a mio modo di vedere, avete disputato una buona gara. Il 4-4 mi sembra un risultato giusto, con un Eurogol finale di Consoli, cui tutti dobbiamo fare gli applausi perché ha fatto un gol veramente splendido che poi vi ha regalato il pareggio. Noi siamo certi che potrete andare avanti in questo torneo, magari con un pizzico di concentrazione in più. Va Sì, questo è fondamentale, la concentrazione. bene, ti ringraziamo e ti auguriamo una buona serata. Grazie, arrivederci.